Montecatini è pronta a vivere i playoff del campionato di Serie B di basket. Fabo e Gema, soprattutto dopo gli innesti di metà stagione, hanno iniziato a correre raggiungendo obiettivi insperati dopo un quarto di stagione. La Fabo, con 14 vittorie su 15 nel girone di ritorno, non solo è risalita dalle zone basse della classifica, ma è riuscita nella clamorosa impresa di superare Piombino sul filo di lana e guadagnarsi la quarta piazza, che significa sognare nei playoff per la promozione in Serie A2 e, mal che vada, sarà comunque binazionale. Nel primo turno, eliminazione diretta al meglio delle 5 partite, i rossoblù se la vedranno con Orzinuovi dell'ex coach termale Calvani, prima classificata nel girone B. Si inizia domenica prossima alle ore 18 sul parquet bresciano, gara 2 sempre in Lombardia martedì alle 20:30 e poi gara 3 giovedì al Palaterme alle ore 21. La Gema di coach Angelucci, ottava alla fine della stagione regolare grazie a 7 vinte e solamente 3 perse nelle ultime 10 partite, avrà il vantaggio del fattore campo nella serie contro Pavia, raggiunta e superata proprio nelle ultime 2 giornate. Chi ne vincerà 3 rimarrà in B d'eccellenza, altrimenti retrociderà in B regionale. Si comincia domenica al Palaterme per gara 1, martedì sempre a Montecatini gara 2 e la sfida si sposterà in Lombardia per gara 3 ed eventualmente gara 4.